Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Un'abitudine che fa parte da tempo della mia skincare è il dry brushing. Questa spazzolina ha le setole morbidissime ed è specifica per la spazzolatura del viso. Io l'ho acquistata su MacroLibrarsi, trovate il link nell'info box. Dopo aver deterso e asciugato il viso, procedo con questa pratica. Inizio da décolleté e collo. Poiché dormo quasi sempre di fianco, mi si creano delle pieghette al centro che potrebbero trasformarsi in rughe col tempo. Sinceramente non è per le rughe che la faccio, ma semplicemente perché a me piace questa sensazione di circolazione che si attiva e come sento la pelle morbida e luminosa dopo aver applicato siero e crema alla fine. Spazzolare la pelle stimola la produzione di collagene e la microcircolazione. Non applico regole precise sulla quantità di passaggi da fare, semplicemente ascolto la mia pelle. Appena la sento riscaldare, capisco che sto facendo un buon lavoro e che è abbastanza così. Solitamente effettuo il dry brushing al mattino, ma potrebbe essere una pratica relax per la sera. Bisognerebbe però procedere con una maggiore lentezza in questo caso ed esercitare minore pressione. Potete seguire i miei passaggi le prime volte come se questo video fosse il vostro secondo specchio. Ma dopo poche volte non sarà più necessario perché avrete memorizzato tutto e lo eseguirete con naturalezza. Appena finito, procedo con l'applicazione di un siero viso. Io solitamente uso quello all'acido ialuronico o alla vitamina C. Infine, applico una crema al giorno idratante e sono pronta per affrontare la mia giornata bella sveglia. Scrivetemi nei commenti se conoscevate questa pratica per la cura del viso e se avete domande. Alla prossima! Ciao!